di Federica Pellegrini, perché dopo i due stile libero maschili ci saranno i due stile libero femminili. Bisogna liberare la vasca, sono praticamente a pezzi tutti quelli della serie 2, mentre questa è la start list della serie 1, quella che vi ho annunciato. E adesso fuori dalla camera di chiamata hanno guadagnato il piano vasca tutti e 8 presenti. Dunque, dall'alto al basso ci saranno Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Stefano Ballo, Gabriele Detti, Mattia Zuin, Alessio Proietti Colonna e Marco Belotti. È stato molto bravo Stefano Ballo nella prima parte della stagione a raccogliere e a far fruttare i progressi dell'estate in una stagione indoor molto ben nuotata e soprattutto con una bella progressione personale, un bel miglioramento personale durante i campionati di dicembre, dove ha segnato il suo meglio 1.47.22, battendo peraltro il Fiorentino Megli, primatista italiano della distanza. Questo è Gabriele Detti, che ha vinto i 400 stile libero con un tempo strepitoso, negli 800 invece sconfitto da Gregorio Paltrinieri. Vediamo il 200, lui che di questa staffetta ha già fatto parte, tanto per fare un esempio, all'Europeo di Londra nel 2016, no? Ti ricordi? Beh, mi ricordo come, perché notò un 1.45 in frazione lanciata, portando per la prima volta dopo 6 anni l'Italia nelle parti alte delle classifiche europee, riportando, visto che l'Italia ha dominato dal 2000 al 2010 il ranking europeo, con anche la medaglia olimpica nel 2004 e l'argento ai campionati del mondo di Fukuoka nel 2001, forse il risultato più alto della 4x2 in assoluto, anzi senza forse, il risultato più alto della 4x2 di sempre. Un Gabriele Detti, se vogliamo, anche per la prima volta impegnato in 200 stile libero, diciamo relativamente fresco. Aggancio al blocchetto di partenza e poi momento della verità. Cominciati i 200 stile libero maschili allo stadio del nuoto del Foro Italico in corsia numero 8, partenza sprint, la prima in basso da parte di Marco Belotti. Adesso cominciano a muoversi anche nella parte centrale della vasca, questo è lo stretto di Gabriele Detti che è nelle posizioni di rincalzo, sebbene i distacchi siano limitati almeno fino a questo momento, poi vedremo che tipo di sviluppo ci sarà da questa virata in poi con Marco Belotti che, come avevamo anticipato, passa davanti 25.05, bene anche Mattia Zuin che è riuscito a recuperare qualcosa, 3 decimi il distacco di Stefano Ballo e Marco De Tullio nella parte alta della vasca. Gabriele Detti è transitato con 44 centesimi di ritardo. Sì, se vogliamo un nulla, sono tutti sulla stessa linea. Zuin è storicamente generoso, anche lui un bel progresso da quando si è trasferito ad Ostia a lavorare con la Moro. Zuin è sempre aggressivo e ancora lui al comando ai 100 metri. Scivola via Belotti, rimane da solo al comando Mattia Zuin. Stefano Ballo a 22 centesimi da Zuin, così come Marco De Tullio, sempre a braccetto i due, poi Gabriele Detti che mantiene il suo distacco a 4 decimi. Adesso Gabriele Detti si muove, prova all'attacco anche Stefano Ballo, la linea si ricompone. Sì, sempre pericoloso portarsi Detti alle costole fino ai 150 metri, è vero che Ballo ha esperienza abbastanza da poter colpire negli ultimi 50 metri. Attenzione anche a Marco De Tullio, fantastico sul terzo 50. 1.19.75, De Tullio è in testa davanti a Ballo e Detti, ultima vasca, si torna dalla parte opposta con De Tullio che cerca di far saltare il banco. Gabriele Detti è andato all'attacco deciso di Stefano Ballo, Gabriele Detti che è riuscito a superare il compagno di nazionale, adesso però c'è da regolare un De Tullio scatenato che è sempre davanti nella parte finale di gara e l'1.46.56 premia proprio Marco De Tullio che vince i 200 stile libero alla Sette Colli e vince anche il titolo italiano. 1.46.69 per Gabriele Detti, 1.47.29 per Stefano Ballo. Beh, questa è una bellissima classifica, un bellissimo crono da parte sua. Abbiamo un nuovo uomo nei 200 stile libero, se vogliamo, che è Marco De Tullio, che va a cancellare, a inserirsi di prepotenza nel ranking di sempre italiano, nelle parti altissime. Subito dietro Detti, Luca, al quinto posto. Esatto, un Detti che eguaglia un tempo storico per l'Italia, 1.46.69, che fu di Lamberti il primato mondiale per oltre 10 anni. Un po' sottotono Ballo negli ultimi 50 metri, nonostante abbia segnato comunque un discreto 1.47.29, però densità sui 200 stile libero che fa molto piacere, e soprattutto trovare un elemento in più così giovane e competitivo nei 200, beh,
Questa è forse la risposta più positiva che ci si potesse attendere. Una risposta, a mio avviso, entusiasmante, se pensiamo a quello che già ha fatto la staffetta, la 4x2 azzurra a Guangzhou allo scorso mondiale, con quel quarto posto al termine di una gara strepitosa, comprese le prestazioni individuali. Aggiungiamo un De Tullio che dai 400 può spostarsi sui 200 nel gioco di squadra con crono di questi livelli, classe 2000, Marco De Tullio, non ce lo dimentichiamo, e anche lui a Guangzhou a 19 anni non è che era andato poco così male, eh? No.